intriganza, velocità, siamo riusciti a fare il soundcheck, diciamo, abbiamo accordato tutto quanto, dovremmo essere pronti, posso lanciare, diciamo, a questo punto fare l'annuncio ufficiale. Signori e signori, un grande applauso, abbiamo il piacere di avere, di riavere qui a Sarotto le officine Aurora. Grazie. Oh, benvenuti. Allora Luca, benvenuti. Noi dovevamo adesso, poi potrebbe comparire da un momento all'altro Giulio, il nostro amico Giulio Tedeschi, perché voi siete in qualche modo cioè legati a lui. Adesso magari durante questo live racconteremo, perché insomma è giustamente un pezzo anche della storia della musica italiana, e ce l'abbiamo qui a Torino, Giulio Tedeschi, veramente un personaggio particolare. Però questa sera abbiamo la possibilità di come dire, incontrarvi in una fase creativa, perché se non sbaglio state registrando, state buttando giù altri pezzi, quindi potremmo fare un po' da cavi anche noi, se, diciamo, sentire qualche inedito, vedere che effetto fa col pubblico. Sì, stasera su 4 ne facciamo 3 inediti. Oh, allora noi, come dire, se facciamo volentieri questo lavoro qua. Con cosa partiamo? Con un inedito o un inedito? Con un inedito, in realtà. Partiamo con un pezzo del nuovo disco. Un pezzo che ha, diciamo, un titolo che mi ricorda un po' Lucio Battisti, poi magari non c'entra niente. Effetti, no, non c'entra niente. Però... Io ho sbirciato, cioè, le scalette, quelle serie, come bisogna farle. E questo in realtà nome... il titolo è stato tagliato perché era un po' più lungo, era Anna in piano sequenza, però l'abbiamo deciso per, diciamo, ragioni di... Perché? Diciamo, sì, poi anche una... stare all'interno del, di chiamarla Anna. Parla. Anna, poi ho anche così un anagramma a questo punto, adesso non so, è giusto che se lo... palindromo, scusa, un palindromo, meno male che c'è lui più giovane di ormai, è il nostro Mattia. Quindi partiamo con un palindromo, adesso non partiamo, vorrebbe sembrare una cosa, però partiamo con un palindromo, partiamo con le officine Aurora. Qualcosa che non va, stai in terra, questo è il titolo del brano, un inedito che ci fate ascoltare qui questa sera, perché insomma state registrando, questo è, mi è sembrato di capire, sono viste anche delle foto se non sbaglio sulla vostra pagina Facebook, in uno studio un po' particolare, quello con la A, dove siete finiti? Da Max Casacci, quello
mi ha fatto vabbè, ma voi diciamo non siete proprio del primo pelo, quindi sapevate un po' dove andavate a finire, dove andavamo a parare, cioè, nel senso che siete andati a registrare credo qualcosa lì appunto nello studio nuovo di Max, questo pezzo qua è stato è anche l'ultimo che faremo. Abbiamo scelto questi due pezzi perché sono stati registrati da lui, e non solo, ma sono stati anche arrangiati. Ah, beh, quindi diciamo avete avuto comunque una bella occasione comunque poter lavorare con un produttore come Max, anche se poi come dire non è che poi quando si tratta di lavorare la prende alla leggera. Come è andata? Qualcuno di voi ha avuto qualche crisi di panico, un momento di no? Tutti. Ho capito. Ti ha fatto cambiare qualche abitudine a suonare, molte. Lo so, quello quando arriva. Sì, però poi è stato istruttivo. È stato arricchente. Vedi, ha fatto mettere la maglietta sul rullante. Beh, ma sono cose che poi effettivamente, come dire, servono. Quindi stasera state anche un po' testando, dopo la cura Casacci, come si suona voi dal vivo dopo essere passati sotto le sue mani, che non è una cosa facile. Va bene, allora la prossima canzone fa sempre parte, diciamo, di questo bouquet. La prossima canzone è l'unica che invece fa parte dell'album precedente. Oh, così possiamo parlare anche un po' di quello che avete fatto prima, sì. Sono un po' di lavoretti, un po' di anni, un po' di percorso anche sempre con Giulio Tedeschi, no? Giulio Tedeschi mi ha fatto altri tre dischi, sì. Primo EP e poi altri due dischi invece più completi. Questa era la title track dello scorso lavoro, il singolo dello scorso lavoro. Questo era, sì, uno dei singoli dello scorso lavoro, possiamo definirlo, sì. Ed era, aspetta che lo so anch'io, questo è un pezzo un po' frichettone perché si intitola L'era dell'acquario. Questa piaceva tanto a Giulietto, gliela dedichiamo allora, anche se non è arrivato. L'era dell'acquario, signori e signori, Officine Aurora. Futuro in verde, biotecnologia pulita, arti libere, sesso parità, marijuana libera, nell'era dell'acquario, nell'era dell'acquario, nell'era dell'acquario, nell'era. Logia Ruanda, Timor, Somalia, la censura, il crollo del sistema immunitario, nell'era dell'acquario. L'era dell'acquario è un pezzo che insomma già dal titolo prometteva bene. Adesso l'abbiamo mandato anche in streaming, chissà che non l'abbiano visto anche dalle parti di San Francisco, non si può mai dire qua, capito, la rete che può essere che te la sparge un po' ovunque. Allora Luca, invece adesso torniamo su quelle che sono questi vostri nuovi lavoretti. Abbiamo ascoltato prima, dico lavoretti solo per, come dire, in maniera aggettiva, non è che volessi diminuire, abbiamo ascoltato prima quello che era passato sotto le mani del
nostro buon Casacci. Adesso vedo invece, come dire, qualcosa che arriva dal buio, un pezzo che invece avete prodotto da soli o che avete, insomma... Questo è un pezzo, sì, questo è un pezzo che abbiamo prodotto da soli, che sarà un pezzo all'interno del nuovo lavoro che facciamo, però anche su, diciamo così, che in realtà è come se un po' l'avesse prodotto Casacci, perché da quando abbiamo lavorato con lui abbiamo messo mano ai pezzi in maniera diversa cioè, un po', diciamo, alla luce di quello che... un po' dalla sua metodologia. A quel punto poi, come dire, una volta che sei vaccinato, attinto. Poi vai avanti così. Allora, se non sbaglio, questa si intitola Nuove dal buio. Nuove dal buio. Nuove dal buio, signore e signori, Officine Aurora. Officine Aurora, questa era nuove dal buio, no? Adesso mi sono fatto nuove, diciamo, prendere da sta cosa Casacci, diventava anche nuvole dal buio, che sembrava una cosa più... Allora, senti, Luca, io direi però, presentaci tutta quanta la formazione, certo. Stasera è anche, come dire, una seconda voce, quindi insomma, molto... Certo. Allora al prego. Basso abbiamo Max Porta, alla batteria Andrea Muzio, e c'è questa arricchente aggiunta della seconda volta che è già da supporta. Comodo così, dal vivo, comodo, cioè, comodo. Se vuoi voce dietro, tutto... no, ma ci sta, effettivamente, come dire,
è una cosa, è un supporto molto importante che fa venire anche proprio di più fuori le canzoni e le parole. Adesso cerchiamo di fare un po' in fretta e di rispettare tutta la vostra scaletta. Ce n'è una che era rimasta, diciamo, un po' tra parentesi, ma mi sa che è la canzone che piace di più al vostro bassista qua. No, la passiamo. Alla volete. Corriamo al finale, che se non sbaglio anche questo qua questo è pezzo, un altro pezzo che abbiamo fatto con potrebbe, chi lo sa, essere magari adesso, un prossimo singolo dell'album che dovrebbe uscire. Ci sono previsioni in vista? Avete una data più o meno? Diciamo che ipoteticamente vaga. Potrebbe essere marzo. Vabbè, in primavera, dai. Primavera. Diciamo in primavera. Quindi. Una cosa importante è il nostro debutto in acustico. Questo è il vostro debutto in acustico. Ripeto quello che dice, se no non sentono gli streaming. È il vostro debutto in acustico. E per essere acustico, voglio dire, cioè comunque non è che. Molto numerosi, però stasera il loro debutto in acustico, quindi come dire, io sono orgoglioso di acustizzare, diciamo, tante band. Questa sera l'abbiamo fatto anche con le Officine Aurora, ma a questo punto l'acustico diventa un po' chimico, perché qua, se non sbaglio, il prossimo brano ha il titolo che sarebbe quasi un po' blu. Esatto. Però non è proprio blu, è cobalto, signore e signori. Richiama il blu. Richiama il blu. È il nostro periodo blu. È il vostro periodo blu, insomma, speriamo che sia fortunato come quell'altro di quel grande vittoria. Non così tanto. Allora, Cobalto, Officine Aurora, qui al Salotto. Thank you.
grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie alle officine Aurora, thank you very much, un grosso in bocca al lupo, vi aspettiamo in primavera, voi per, insomma, quando uscirà l'album, e ancora buona